Benvenuto a questo primo appuntamento con Un Punto Volley, l'approfondimento sportivo dedicato al campionato nazionale di B2 femminile, dove ritroviamo la formazione stefanese del Nigitor ai nastri di partenza di questo raggruppamento. Ospite di questa prima puntata è un nuovo volto di questo entourage stefanese, Chiara Scirè, che ringraziamo per la sua disponibilità. Chiara, allora, innanzitutto benvenuta in questa nuova realtà. Qual è stato il tuo impatto? È un impatto molto positivo fondamentalmente. Dopo un anno quasi che non si giocava, comunque l'impatto è stato sicuramente positivo, non posso dire altro. È stato molto emozionante tra le altre cose e mi trovo molto bene qui a Santo Stefano. Per te si trattava, tra virgolette, anche di un derby, essendo una Marsalesse. Sì, esatto, è stato un derby decisamente per me, questa Marsala è la mia città ed è stato decisamente emozionante giocare contro la mia città, anche se già era successo altre volte. Per questa ripartenza la FIPA aveva predisposto un nuovo format per cercare di fare ripartire appunto questi campionati. Vediamo un po' nel dettaglio, nel nostro servizio, quali saranno queste soluzioni che hanno trovato gli organi federali della FIPA. Dopo tanta attesa, finalmente si è alzato il sipario sul campionato nazionale di B2 femminile di volley. A causa di questa pandemia, la FIPAV ha predisposto una nuova formula nell'organizzazione dei tornei per cercare di garantire le migliori condizioni di sicurezza a tutte le componenti che prendono parte a questi campionati. Questa scelta ha permesso la ripartenza dell'attività agonistica su tutto il territorio, che ha preso il via nel weekend appena trascorso, con la regular season che si concluderà il prossimo 28 marzo. In questa prima fase le 12 squadre che compongono il girone sono state suddivise in due sottogironi da 6 squadre in maniera da agevolare gli spostamenti tra regioni e province. Invece nella seconda fase le 12 squadre che compongono il girone si riuniscono in un unico raggruppamento ed in questa fase si scontreranno solo le squadre che non si sono affrontate nella prima fase con gare di solo andata. Al termine verrà stilata una classifica che terrà in considerazione tutte le gare disputate in entrambe le fasi. Grazie a questo nuovo format si ha la possibilità di disputare i playoff che verranno giocati nel mese di giugno. Cosa ne pensi di questa nuova formula che è stata studiata dalla FIPAV per fare partire i campionati? Beh, una formula sicuramente strana, però per me l'importante era partire. Un girone di ferro il vostro. Sì, vabbè, secondo me anche con le altre squadre, cioè devo dire che il girone è molto equilibrato, il girone N, non i due gironi. L'intero girone è equilibrato, devo dire che anche se capitavano altre squadre dell'altro girone non cambiava chissà che cosa, cioè per quanto mi riguarda tutte le squadre sono tutte di un buon livello. Cioè, non sarebbe cambiato chissà che cosa. Sì. Finalmente ha preso il via il campionato nazionale di B2 di volley femminile. Vediamo nel dettaglio cosa è successo in occasione di questo primo turno nel girone N2, che guardiamo con particolare interesse vista la presenza della formazione della Nigitor Stefanese Volley. Ed iniziamo proprio dalla formazione stefanese, che nella gara di esordio, in quel di Marsala, è incappata in una giornata poco felice, lasciando campo libero alla rodata formazione di casa, che nell'arco di 3 set ha ampiamente meritato il successo. Solo nel terzo e decisivo gioco le stefanesi hanno provato a reagire giocando punto a punto con le padrone di casa, crollando nel finale sotto i colpi della formazione trapanese. Nel derby tutto palermitano, la corazzata Volley Terrasini ha la meglio al cospetto di un Caffè Trinca che solo nel secondo gioco ha cercato di tenere testa alle avversarie, che alla lunga hanno fatto prevalere tutto il valore del proprio roster. Evidente il divario tecnico tra le due formazioni, che ambiscono ad obiettivi chiaramente differenti. Il colpaccio di questa prima giornata porta la firma dell'Alba Verde, che si complica la vita prima di avere ragione del comiso. La formazione di casa ha atteso due set prima di rientrare in partita e dare del filo da torcere alle avversarie, battendosi al meglio delle sue possibilità.
Per la squadra dell'Alba Verde, invece, non c'era migliore occasione per aprire un nuovo capitolo di storia della pallavolo nissena, che ritrova la Serie B2 femminile dopo ben 30 anni di assenza. Adentriamoci più nel dettaglio di questa prima giornata che si è appena giocata nel weekend appena passato, trasferta amara, esordio anche amaro per l'Anigitor che perde partita ma perde anche la faccia, in quanto ha disputato una prestazione veramente incolore la formazione di Marco Adornetto. Ma vediamo più nei dettagli come si è svolta questa gara nel nostro servizio filmato. Esordio amaro per la Nigitor Stefanese i Volley in terra lilibetana, che nulla ha potuto contro una determinata formazione di casa che sin dalle prime battute ha dimostrato di voler regalare la prima soddisfazione stagionale alla propria società. Le marsalesi incamerano un importante successo abbastanza netto in questa gara di esordio stagionale in un campionato nazionale oltremodo difficile come la B2. Nel corso dei primi due set le padrone di casa hanno fatto la voce grossa, affrontando con il giusto piglio le avversarie che timidamente hanno provato a rientrare in partita, ma nulla hanno potuto contro un attacco preciso ed una fase muro difesa assolutamente entusiasmante e mettendo a terra le palle punto che contavano. Solo dopo l'1-2 iniziale delle padrone di casa, la compagine di Marco Adornetto nel terzo e decisivo set ha cercato di rientrare in partita giocando appunto con le padrone di casa fino al 18 pari. Il ritorno delle biancazzurre pone fine alle ostilità facendo scorrere i titoli di coda sul match. Le arancionere hanno sbagliato totalmente approccio alla gara, che per lunghi tratti è stata a senso unico. Troppi, infatti, gli errori individuali da parte delle ragazze di Adornetto, e a mancare sono state principalmente le più esperte, che non sono state in grado di imprimere quell'aiuto necessario per limitare i danni. Questa gara d'esordio deve essere da stimolo per il proseguo della stagione, in quanto, per quello che hanno fatto vedere Pirrone e compagni nel corso del terzo set, hanno le carte in regola per disputare una buona stagione senza grossi problemi. Bisognerà riprendere immediatamente a lavorare in palestra per cercare di limare le lacune esistenti, anche se debbono essere principalmente le ragazze stesse a credere sulle loro potenzialità. I mezzi per disputare una buona stagione ci sono tutti. Per questo motivo Shire e compagne sono chiamate ad un pronto riscatto, iniziando magari dalla prossima sfida in terra nissena. Cosa è mancato alla Nigitor sabato sera a Marsala? Tante cose, se non addirittura tutto. A noi non è funzionato niente, a loro è funzionato tutto. Infatti loro hanno giocato decisamente bene in tutto, in tutti i fondamentali, battute, ricezione, difesa, cioè loro hanno giocato bene e noi abbiamo giocato male. Cioè, noi abbiamo avuto un impatto alla partita totalmente sbagliato fondamentalmente, cioè abbiamo sbagliato anche l'impatto, quindi partiamo già da lì. E poi abbiamo sbagliato troppe cose, troppi errori sicuramente. Questa lunga sosta quanto ha influito? Tanto. Devo dire tanto, perché ha influito sia caratterialmente parlando, no? Perché per quanto mi riguarda abbiamo affrontato la partita un po' come se fosse un'amichevole, cioè l'impatto è stato quello, anche se effettivamente per il periodo che stiamo passando anche le amichevoli sono mancate, un po' perché effettivamente magari poi c'erano dei casi all'interno della squadra dove dovevamo andare a fare l'amichevole, un po' perché poi entrando in zona rossa non abbiamo più potuto spostarci eccetera, quindi sì. Devo dire che l'impatto, cioè il discorso Covid, un anno che non si gioca, ha influito tantissimo, per carità. Poi loro invece hanno fatto tutto bene, quindi dal loro punto di vista magari dicono non è cambiato niente, però per quanto riguarda il mio punto di vista sì. Innanzitutto è stato importante ritornare in campo. Sì, assolutamente, è stato fondamentale, noi non vedevamo l'ora. Però ecco, non è stato facile. Come vedi questa Nigitor?
Una Nigidor che può crescere tanto, perché essendoci tantissime ragazzine, solitamente quando si è giovani si ha sempre un margine di crescita abbastanza alto. Con persone come Irma e Patrizia che sicuramente fanno la differenza da un punto di vista di esperienza. Quindi un po' sì, possiamo sicuramente migliorare, a migliorare credo che ci siamo. E se io ti dico che forse sono mancate le più esperte nella trasferta di Trapani? Sì, assolutamente vero. Adesso c'è un'altra trasferta, anche perché siete impegnati in tre trasferte a causa dell'indisponibilità del Palaceramiche. Sì. Sarete a Caltanissetta contro una formazione che è stata un po' la rivelazione di questa prima giornata. Assolutamente, sì, ho visto la partita, visto che loro hanno giocato di domenica, ed è stata una partita bellissima comunque da vedere, perché avevano tutte tanta grinta. Ecco, una cosa che a noi sicuramente è mancata è stata un po' la grinta, la voglia di vincere. Cioè, quando ho visto la partita con Comiso Caltanissetta, per loro era come se non era passata neanche una settimana dallo stop dell'anno scorso, quindi sì, sicuramente a me è mancata anche questa. Ecco, invece loro hanno proprio combattuto, è stata una bella partita. Sì, sicuramente Caltanissetta non era la favorita per la vittoria, però so che Comiso mancavano tantissime ragazze che solitamente sono titolari, e che quindi sicuramente, insomma, la squadra ne ha un po' risentito di queste mancanze. Però è stata una bellissima partita, e comunque posso ripetere che saranno tutte delle battaglie, perché comunque nessuna squadra concederà niente a nessuno, speriamo anche noi. Cosa si aspetta e chi riuscirete questa stagione alla Nigitor? Sicuramente una stagione per molte di riscatto, comunque una stagione tranquilla, nel senso, speriamo di poterci salvare serenamente e assolutamente migliorare tutte, nessuna esclusa. Sicuramente ci sono i presupposti per fare bene. Sì, ci sono i presupposti per fare bene. Fare bene è sempre... Sicuramente per fare bene sempre ci siamo, dobbiamo cercare di non fare il peggio di ognuno di noi, cosa che invece abbiamo fatto sabato. Ognuno di noi ha fatto qualcosa di male, di negativo, tutti abbiamo sbagliato e noi non ce lo possiamo permettere, tra altre cose. Non siamo una squadra che comunque si può permettere di dare il 50%, no, dobbiamo dare tutte quanto meno il 99,9. Messa in archivio la partita contro il Fly Marsala, testa all'Alba Verde, come si deve affrontare questa partita? Sicuramente tutto l'opposto di come abbiamo affrontato la partita contro Marsala, quindi sicuramente con una grandissima voglia di vincere, perché veramente è quella che ci è mancata a Marsala. Quindi intanto voglia di vincere assolutamente, poi sicuramente evitare qualsiasi tipo di errore e non avere paura, perché poi in fondo è stato quasi come se avessimo paura di sbagliare, e quando è così solitamente si sbaglia anche di più. Quindi con tanta grinta, serenità mentale e affrontare sicuramente la gara con la giusta grinta, sì, decisamente. Bene, ringraziamo Chiara Scirè che ha inaugurato questo appuntamento settimanale con Punto Volley. Siamo giunti al termine di questo primo appuntamento con un Punto Volley. Vi ringrazio a tutti per la gentile e cortese attenzione, vi rimando all'appuntamento alla prossima settimana.